Allora, io sono qui sempre col mio progetto mini eolico. Adesso proviamo andare a costruire qualcosina sul rotore. E dunque io andrò a come si dice, a spostarmi questo col control, più che spostare, copiare, e andrò a mettere questo control, questo, vado a mettere concentrico. Ok. A questo punto io avrò i due morsetti, ne avrò uno qui, dunque questo control questo concentrico, e poi sarà bloccato qui, control qui, coincidente. Ok, naturalmente questo qui più di così non va, e dunque lui sicuramente si appoggerà qui, perché più di così non va. E questo qua invece si appoggerà qua, coincidente, ok, e mi chiuderà tutto una volta, perché posso mettere prima il rotore, ok. Questo qui andrò, magari dopo questo lo accorcio, nel senso per adesso salvo con nome, lo accorcio. Questo qui porterò qui, lo giro, andrò sempre con questo concentrico e poi naturalmente andremo a vincolare questo contro questo coincidente. Poi qui ci sarà questo qui, io però, questo qua è concentrico, andiamo a fare così e lo giriamo. Questo qui sarà questo, control questo qua. E sarà coincidente. Ok, dopo lo vincolerò giusto. Vabbè. Però poi qua dovrò trovare il metodo delle tolleranze specifiche, perché comunque questo non si deve muovere. Dovrò fare in modo, adesso vediamo, di bloccarlo. A questo punto anche questo qui, questo naturalmente andrà questo qui, vediamo se riusciamo a copiare il morsetto. Ok, questo facciamo concentrico sempre, e questo qui concentrico però. Dobbiamo ruotarlo, ok. A questo punto questo arriveremo qui e facciamo così. Ok, naturalmente poi avrò questo qui. No, però se io vado a vedere, questo qua è tranquillo perché vediamo se me lo blocca così, si blocca perfetto. Sì, dopo dovrò stare attento alla rotazione, però vabbè. Ok, adesso questo qui me lo sposto qui. Naturalmente quel tubo lì poi posso cambiarlo, né? Addirittura posso anche andare a metterlo a una certa distanza, chi se ne frega. Questo qui lo ruotiamo. Mettiamo questo contro questo concentrico e poi andremo a bloccare questo contro questo qua, coincidente. Poi io devo andare a mettere il tappo. Ok, facciamo con primi elementi, file, salva, il tappo.
E dunque devo andarlo. Fai salva. Non salva con nome, ma fai salva. Ok. A questo punto io dovrò andare a mettere il tappo che l'avevo scaricato. Dunque fai, apri. E è l'unico in step. Dov'è che è lo step? Se non mi ricordo male, no, 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 non è quello lì. Ho sbagliato. Devo andare in progetto eolico. Devo andare, l'ho messo qui, caspita. No, questo non è. Questo è il clamp. Che posso anche cancellare. Questo lo posso cancellare. Questo lo cancello, non mi serve. E dov'è che è? Questo qui, anche questo per me lo posso cancellare. Transmac, Connecticut Tube. Ma queste non posso cancellarle, per me sì. E adesso questo posso, di 32.000 posso. E per me anche, però non lo trovo. Devo vedere dove l'ho salvato. Se l'avevo salvato in download. Download, download, caspita, eccolo qua. Eccolo qui. Taglia, progetto eolico, incolla. Per me questo l'avevamo cancellato, anche questo non mi serviva. Questo non mi serve. E mi serve questo. Estrai tutto. A questo punto posso prenderlo. Ma SP Bolt l'avevo. È strano. E devo vedere, caspita. Fai, l'apri. L'unica, ma a me non sembra che fosse questo, SPE Bolt. Vediamo. No, non è questo. Questo non è. Questo non è. Scatole. Step. Io sapevo che fosse step. I guess. Plug. Dovrebbe essere questo. Sì, è questo qui per fortuna. Questo lo cancello. Giusto, questo lo apro. Oh, è questo qui, caspita. No, questo come al solito. Questo io devo. Questo io voglio togliere perché non mi piace, interrompi il collegamento. Sì. Oh, là. File, salva. E lo metto elesa. E metto termina tappo. Ok, salva. Adesso finestra affianca verticalmente.
finestra affianca verticalmente, vado a metterlo qui, chiudo, adesso vado a mettere questo contro questo concentrico, sì, dopo lo chiuderò dopo, adesso vediamo se funziona, questo contro questo coincidente, non sembra il suo. Diametro 27. Adesso andrò a vedere perché non mi sembra il suo tappo. Però oggettivamente sospendi questo qui quanto è? 27, dunque sì, è giusto. Questo è 25 però, e questo qui è 26. No, devo prendere un tappo più grosso. Per me sì, devo prendere un tappo più grosso. Questo non va tanto bene. Adesso andrò poi a scaricarlo. Però c'è per il tubo da 30. Boh. Mi informo meglio perché lì il nome è. No, è connetto con il tubo da 30. Devo andare a vedere perché per me questo io ho sbagliato. Vabbè, comunque semmai lo faccio nel video dopo. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Comunque ecco, il pezzo è più o meno così e questo poi una volta che avrò messo il tappo posso andare qua o posso anche bloccarlo qui. Questo però adesso lo lascio così e lascio anche mobile questo. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.